Harry è ormai indifeso e fuori luogo a Los Angeles con Meghan Markle. Il secondogenito di Diana ha accettato di trasferirsi negli Stati Uniti per volere della moglie, ma sarebbe tutt'altro che felice. A svelarlo è Duncan Larcombe, giornalista che conosce molto bene il duca di Sussex e che è l'autore di Harry. Tensy the Story, in cui racconta l'infanzia e la vita del fratello di William. Ora che è lontano dalla Royal Family e che la Meg si è entrata nel vivo, Harry non sarebbe più certo di aver fatto la scelta giusta. Per amore di Meghan Markle, il principe ha accettato di mettersi contro la regina e non è tornato a Londra nemmeno dopo che Carlo è risultato positivo al coronavirus. Mentre la Gran Bretagna sta facendo i conti con l'emergenza sanitaria, Meghan Markle è decisa a portare avanti il suo piano per il futuro. L'ex star di Suits vuole tornare a recitare e per farlo ha convinto Harry a trasferirsi a Los Angeles, nel cuore di Hollywood. Un luogo conosciuto e amato da Meghan, ma questo non vale per Harry, cresciuto in un ambiente molto diverso. Fra lustrini, star e manager, Harry non si sentirebbe a suo agio. Come svela l'insider secondo cui il principe sarebbe molto infelice a Los Angeles. Non ha avuto molte esperienze lavorative oltre a essere stato nell'esercito e aver fatto beneficenza, si legge sul Daily Mail. Essere a Hollywood probabilmente lo fa sentire come un pesce fuori dall'acqua, per lui è difficile trovare un ruolo adatto. Questi sentimenti avrebbero fatto nascere dei rimorsi. Sospetto che gli manchi casa più che mai e si senta impotente. Harry tornerà indietro. Difficile dirlo soprattutto ora che il secondogenito di Diana e Carlo appare così lontano dalla Royal Family. William e Kate Middleton stanno rappresentando la corona in questo momento difficile, mentre la regina, almeno per ora, non sembra disposta a dimenticare il gesto dei Sussex. La sovrana ha già organizzato una sorpresa per Charlotte e Louise, che presto festeggeranno il compleanno, mentre Archie, figlio di Harry e Meghan Markle, sarebbe stato messo da parte.